È arrivata la prima sconfitta del Napoli. C'è sempre una prima volta e c'è stata ad inizio campionato, ad inizio ripresa del campionato dopo i mondiali. È stata una partita molto intensa, ricca di capovolgimenti di fronte. Non ci sono state grandissime occasioni, qualcuna c'è stata ovviamente, però mi aspettavo una partita con più tiri in porta, con più gol. Invece è stata molto tirata, una partita dove le due squadre ovviamente si rispettavano tutte e due, perché sono due grandissime squadre. Il Napoli, specialmente nella prima parte di campionato, ha fatto un inizio perfetto, a dir poco perfetto. Oggi, sinceramente, devo dirlo, non mi ha entusiasmato. Ha fatto le sue giocate, ma non è stato come al solito. Ho visto un Kvara molto spento, non era lui, e forse magari avrà avuto qualche problema fisico, però non aveva quelle accelerazioni che ci ha fatto vedere fino a novembre. Osimhen uguale, si è dato da fare, ci ha messo impegno, però ha lasciato il tempo che trovava. Nel complesso sì, il Napoli ha giochicchiato, ha fatto la sua partita, però non ha entusiasmato, non è stato il vero Napoli spettacolare che Spalletti fino alla fine di novembre, no, alla fine di novembre, a inizio novembre ci ha fatto osservare. Invece, nota di merito per l'Inter, che non me l'aspettavo giocasse una partita così accorta, così cinica, così intelligente, decisa da un gol del sempreverde, dell'immortale Dzeko. 37 anni deve fare a marzo e questo continua a segnare. Io pensavo che una volta andato via dalla Roma non avesse più toccato una palla. Invece quest'anno mi sembra che abbia fatto già 10 gol tra campionato e coppe. Quindi Dzeko, tanto di cappello, ha spaccato pure il pallone. Oggi ha fatto un gol di testa, l'ha aperto in due il pallone. Il Napoli cercava di riacciuffare il pareggio verso la fine con Raspadori, che secondo il mio modesto parere deve giocare titolare. Io lo dico spassionatamente. Per me Raspadori deve stare nell'undici, è da tanto tempo che lo dico. Spalletti deve trovare una collocazione nell'undici titolare, perché il Napoli ha bisogno di lui, ha bisogno di uno dalla sua tecnica, della sua velocità, dello suo sprint. È un ragazzo promettente, è un ragazzo che ha un futuro davanti meraviglioso. E per me, poi io ovviamente sono uno sportivo, oltre che tifoso della Roma, quindi siamo buoni tutti a dire la nostra, però io la dico, la mia, e affermo che Raspadori dovrebbe trovare un posto da titolare. Non so come, ma è lui Spalletti, l'allenatore, è lui che dovrebbe decidere la formazione e vedere che al Napoli manca nei 90 minuti una persona del calibro di Jack Raspadori. Poi magari mi sbaglio pure, perché il Napoli ha giocato bene anche senza Raspadori. Però ultimamente ho visto che sta giocando benissimo e lo ha dimostrato anche oggi in quei pochi minuti che è entrato. Poi mi sbaglierò, ragazzi, perché magari non è così, però è un mio modesto parere. E anche a centrocampo oggi non l'ho visto molto concentrato il Napoli, con Lobotka un po' fuori fase. Non era il Peperino, il tecnico, il Pizzarro, perché io l'ho paragonato a Pizzarro, che ci ha abituato a farci vedere. Invece dall'altra parte c'è stato un Barella sontuoso. Barella sontuoso, che partita che ha fatto Barella, ragazzi! Mi ha lasciato proprio stupefatto. Una partita eccezionale di Barella. Poi Lukaku anche, l'ho visto rientrare bene dopo tanto tempo che non giocava. Ha fatto la sua buona partita. È entrato Lautaro, è entrato Correa. L'Inter, diciamo, si è mossa bene. Non ha giocato una partita spettacolare l'Inter, parliamoci chiaro, però ha giocato per battere il Napoli e ci è riuscito. Inzaghi l'ha, non dico incartata a Spalletti, ma quasi, perché
Perciò questa volta devo dire, devo fare i complimenti a Simone Inzaghi. Quando giocò contro la Roma lo prese in giro così, tanto per ridere, gli dissi spiazze Inzaghi, spiazze, perché la Roma vinse a San Siro. Aperta parentesi, chiusa, aperta parentesi, non è mai facile vincere a San Siro. Quando ci vinse la Roma dicevano che chissà che ha fatto la Roma a vincere a San Siro contro un Inter spenta. Non è mai facile vincere a San Siro. Né col Milan e né con l'Inter. Quindi adesso gli faccio i complimenti a Inzaghi e dico ai napoletani di non scoraggiarsi perché hanno ancora 5 punti di distacco nei confronti del Milan e quindi ancora hanno il loro futuro davanti alla portata. Sono padroni del loro destino. Ecco. Finisco così questo video, supportalo con un bel like, se non ti sei iscritto al canale iscriviti, seguimi anche su Instagram, Enrico Caffarelli, tutto minuscolo, tutto attaccato su Instagram, link in descrizione. Ci vediamo al prossimo video. Che giornata oggi, oh. Ricca di risultati belli ma anche stupefacenti. Alla prossima.